flagrante colore, calore rosso, succulenta e qualità di Eros anche, insieme compreso sua qualità. Questa è la quadra di Gran Eros per me. This is Ray of Sabines, painted in 2010. Reflection upon the classical subject, which has been produced in a variety of pieces of art in the past, having perchance neoclassical twist of my own interpretation. Ray of Sabines. And this is a photograph, the name of this painting. And as you see, it's rather a strange photograph, but it is strange that perchance this is a piece of subjective consciousness or unconsciousness depicted within 1 second of one moment of a time. Or perchance this is a photograph upon which we're looking not objectively from outside, but subjectively from the inside. Or let us call it a photograph from the inside. Or you may have better interpretation than mine, and no less veritable one.
italiana cultura e vivo della cultura italiana, vivo dell'arte italiana, vivo di tutto c'è nostri predecessori raggiungiamo. Grazie a tutti i miei amici per essere qua a celebrare questo unico e importante momento nella nostra vita. Okay. And one word in, few words in English just yeah. For the exactly. Yeah. So welcome everybody. We're really happy today to be here together with Alessandro Canesti and this beautiful painting that the Museum of Art and Science purchased for its own collection. We met Alessandro last year. It was a great surprise for us, and I think also for Italy. Now your success is increasing, and so we are more happy now to be able to say we have our own Alessandro Canesti in our collection. So I would like to thank you for this. Thank you, my dear. Thank you. I'm very, very profoundly touched, truly, for this unique opportunity of contributing some of my artwork to the illustrious prosperity of this most unique museum of art and science. Under Canesti è un'opera che entusiasma sin dal primo sguardo. Alexander Canesti ha un impatto estremamente coinvolgente ed estremamente ispirato. La pastosità dei suoi oli, la scelta dei colori, la figura abbozzata, scavata, antropomorfa, ci ricorda appunto una strada del Rinascimento, quello pieno, maturo, che fece grande anche molti artisti italiani. Con Alexander Canesti si inizia un viaggio nell'arte, un viaggio nella storia, un viaggio in racconti completamente fantastici e pervasi dal tema del sogno. Ci tenevo che Alexander Canesti potesse essere all'interno di questa mostra. Perché Alexander Canesti è un esempio più unico che raro a livello internazionale di come le visioni possano unire latitudini, longitudini, stati d'animo, sentire, cultura, pensiero e anima. In Alexander Canesti, in questo caso in Giuda, notiamo tre aspetti essenziali. Il primo, la straordinaria simbologia. Cioè, questo è un'opera da studiare, da capire Alexander. Bisogna scriverci qualche pagina. Ci sono tutta una serie di simboli che possono sembrare inseriti quasi in maniera nascosta. Ecco, è la cifra dei grandi artisti, è la cifra dei grandi maestri. Il mio dottorato di ricerca è stato su Leonardo da Vinci, sui simboli di Leonardo da Vinci. Quindi, come dire, per 36 mesi ho avuto l'occhio allenato per recuperare i simboli in mezzo ad un cromatismo diverso. In Alexander Canesti c'è da perdercisi la vista a cercare i simboli, quindi assolutamente un grande artista che può portare veramente lo studio nell'arte e la simbologia che può unire poco. Secondo aspetto, è un grande narratore, dicevo, la capacità di unire le discipline, l'essere interdisciplinare. Questa è arte figurativa, ma in realtà è un racconto narrativo. È un'interpretazione assolutamente raccontata di pagine in pagine di quella che è una determinata storia, che è una storia che ci tocca tutti da vicino. Terzo aspetto. E la terza caratteristica, se la trovo in 20 artisti nel mondo, francamente ne sarei già felice. L'essere visionario. Un quadro così non si riesce a costruire pensandolo solamente. Dicendo ok, qui metto questo simbolo, qui metto questo, qui metto quello. È il paesaggio che noi vediamo dietro la Gioconda. È un paesaggio senza tempo, senza spazio.
non si riesce a costruire o a immaginare fino in fondo. Lì bisogna avere nel DNA la capacità di essere visionari, la capacità di essere visionari, di vedere ciò che in realtà non c'è e di andarci dietro. Alexander Ganessi ci riesce pienamente. Ecco perché punire nelle sue visioni, nelle sue citazioni simboliche, nel suo essere pittore e narratore, la presenza dei popoli dall'est all'ovest. Nel castello, quindi in ciò che è dedicato a Murat, alla storia, porto un artista che viene da molto lontano, viene dagli Stati Uniti. Ha esposto insieme a Andy Warhol in mie mostre a Schifano e a quant'altro. Un artista che fa un tour particolare, Atene, Berlino, Milano, Stati Uniti. Farà una personale a Princeton con 200 opere. Le sue opere sono nei musei statunitensi. Le sue opere devono essere anche nei musei di Pizzo Calabro. Quindi ho chiesto al maestro Alexander Kaneski di portare le sue opere, potrete vederle su al Castello Murat. E appunto per essere qua presente si rilascia questo attestato, in realtà questo riconoscimento particolare. Artista visionario, in Alexander Kaneski un'arte che parte da lontano, dagli insegnamenti dei grandi maestri del passato, per dare l'impatto emotivo che solo un maestro geniale come lui può dare. Alexander Kaneski. Vuoi dare un saluto? Grazie a tutti, molto onorato, molto orgoglioso di essere qui con tutti questa più importante momento della mia vita, ricevere questo più importante storico premio di Anna Mussolini. E questa meravigliosa città Pizzo Calabro, magari la prossima volta essere una città chiamato come perla di mondo cultura, perché insieme di storia, grande storia della sua città, questa grande premio di Anna Mussolini, insieme lavoriamo una volta la storia, vera storia di arte e cultura del mondo. Grazie. Storia assolutamente emozionante di tutta la famiglia.